Care amiche e cari amici filosofi, ciao a tutti, ben ritrovati. Eccoci qui per la nostra 17ª chiacchierata dedicata all'esistenzialismo, quarta dedicata a Jean-Paul Sartre. L'ultima volta abbiamo concluso l'analisi del romanzo La nausea. Ed abbiamo visto insieme come in tale contesto, in tale circostanza, Sartre sia arrivato ad alcuni approdi, almeno provvisori, ad alcune tappe, ed abbia posto anche alcuni indirizzi di ricerca. Le tappe a cui è arrivato sono la scoperta dell'esistenza come totale ed assoluta contingenza. Vi ricordate? Gratuità. L'esistenza è contingente, è gratuita, è mancanza di senso, quantomeno di un senso prestabilito e in qualche modo prefigurato. Ok? Accanto a questa presa d'atto, Sartre si è posto però anche una serie di domande. Prima tra tutte, visto che l'esistenza è di per sé priva di senso, è possibile, ecco la domanda, conferirle, trovarle un senso? È possibile, come egli dice, o meglio scrive, letteralmente giustificare la propria esistenza? Giustificare proprio secondo questo significato, secondo questa accezione del termine. Giustificare, renderle giustizia, renderle un senso, conferirle un senso. E aggiunge addirittura un pochino, per dire almeno un po' di senso, è possibile conferirglielo, tenuto conto anche di una difficoltà che egli recepisce in maniera molto chiara dall'analisi di Heidegger, e cioè il problema che un esistente non può mai giustificare un altro esistente. Quindi, se il senso della nostra esistenza lo dobbiamo cercarlo al di fuori, al di là, al di sopra dell'esistenza medesima. E tant'è vero che nelle pagine conclusive della Nausea abbiamo letto proprio questa espressione: bisognerebbe che si immaginasse qualcosa che non esistesse, che fosse al di sopra dell'esistenza. Dell'esistenza, naturalmente, come Sartre stesso l'ha definita e l'ha delineata molto bene, in maniera molto suggestiva, nel romanzo La nausea, cioè l'esistenza come semplice presenza, tanto per riprendere un'altra espressione cara a Heidegger. E allora, nel tentativo di rispondere a queste domande, a questi interrogativi, soprattutto quello sulla possibilità di giustificare, di dare un senso alla propria esistenza, Sartre si mette al lavoro, scrive un'altra opera, forse la più nota, la più importante, forse, ma non è il caso di stare a fare qui delle classifiche, e cioè l'essere e il nulla, l'être et le néant, opera che vede la luce, che va alle stampe nel 43, in pieno secondo conflitto mondiale, in una
in un periodo della storia europea e mondiale nel quale porsi degli interrogativi sul senso dell'esistenza è opera quanto mai ardua, ma al tempo stesso quanto mai importante. L'opera in questione, L'essere e il nulla, reca come sottotitolo Saggio di ontologia fenomenologica. Saggio di ontologia fenomenologica. L'ultimo termine fa chiaro riferimento alla fenomenologia husserliana e il termine ontologia fa invece riferimento alla ricerca, alla riflessione sull'essere già iniziata da Martin Heidegger. Ontologia significa per l'appunto teoria dell'essere, ontos, logos, discorso, riflessione, studio sull'essere. Come mai riferimenti a questi due autori? Ormai ciò non ci sorprende più, ne abbiamo già trovati parecchi nella nausea. E ci sorprende ancor meno se teniamo presente, cosa alla quale forse in questo contesto non abbiamo ancora fatto esplicito e specifico riferimento, che negli anni 30, nella prima metà degli anni 30, Sartre aveva fruito di una borsa di studio che gli aveva permesso di compiere un periodo di studi in Germania, a Berlino, e quindi ha diretto contatto con le opere, con i lavori, con la ricerca di questi due personaggi. Dunque, saggio di ontologia, di teoria dell'essere. Nel tentativo di individuare la natura propria dell'essere, Sartre in quest'opera inizia col distinguere al suo interno due aspetti, due polarità, che come tutte le polarità sono inscindibili l'una dall'altra, anche se talmente diverse da poter risultare quasi opposte. Con linguaggio ispirato a quello hegeliano, Sartre definisce queste due polarità, questi due aspetti complementari dell'essere con i termini di concetti di in sé e per sé. Il primo aspetto è dunque l'in sé. Che cos'è l'in sé? L'in sé è il mondo oggettivo. È il mondo oggettivo visto come insieme, opaco e massiccio, come un dato di fatto che è sempre uguale a se stesso, che dice un po' più tecnicamente Sartre, è ciò che è identico a se stesso, coincide con se stesso. Tanto per capirci un po' meglio, un po' più chiaramente, pensiamo alla famosa esperienza che Sartre ci ha così bene descritto nella nausea, della visione della famosa radice di castagno. Ecco, la radice di castagno è il tipico esempio dell'insè, qualcosa di massiccio, una semplice presenza amorfa, fattuale, pura datità, puro dato di fatto, mera
presenza. Possiamo leggere insieme alcune frasi dall'essere il nulla, che delineano molto bene queste caratteristiche della prima polarità dell'essere, l'essere in sé. Dice Sartre, ecco, le citazioni che io vi farò sono da questa edizione dell'essere e il nulla. La collana è la collana Net Nuove Edizioni Tascabili per i tipi della Mondadori. La mia è un'edizione che risale al 2002. Ora, dalla pagina 112 di questa edizione leggiamo. L'adeguazione piena, la piena coincidenza, no? Di sé con se stesso, che è quella dell'in-sé, di questo aspetto dell'essere, dell'aspetto fattuale, dell'essere come mera presenza, dell'essere come, ricordiamoci sempre l'esempio, la radice del castagno, scusate, l'adeguazione piena, che è quella dell'in-sé, si esprime in questa semplice formula. L'essere in sé è ciò che è. Coincide immediatamente con se stesso. Non vi è nell'in-sé alcuna particella d'essere che sia distante da sé. Non c'è nessuno spazio vuoto all'interno dell'in-sé. Non vi è nell'essere così concepito il minimo indizio di dualità. Esprimeremo ciò dicendo che la densità dell'essere in sé è infinita. È la pienezza. Per fare un altro esempio squisitamente filosofico, possiamo pensare all'essere parmenideo. Essere pieno, immobile, perfettamente contenuto nei suoi limiti e perfettamente coincidente con i propri limiti. Pieno, unico, omogeneo. E dice infatti è la pienezza. L'in-sé è pieno di sé e non si potrebbe immaginare pienezza più totale, adeguazione più perfetta di contenuto a contenente. Non c'è il minimo vuoto nell'essere, la minima fessura per la quale il nulla possa infiltrarsi. Non c'è nessun pertugio nell'essere, nessuna crepa, nessuna fessura. È totale e infinita pienezza. Ma questo è solo un aspetto dell'essere. Già nella nausea, Sartre ci aveva dato l'indizio della possibilità di una prospettiva diversa, di un diverso modo di presentarsi e di manifestarsi dell'essere. Quando ci aveva detto, sempre nella famosa esperienza con la radice del castagno, aveva detto però, ci aveva dato questo indizio estremamente prezioso ed interessante. Io, ci aveva detto, ero
la radice del castagno, o meglio, più propriamente, io ero tutto intero la coscienza della sua esistenza. Ecco che ci aveva già dato un'indicazione, ci aveva indicato una via lungo la quale procedere nella ricerca di una giustificazione della propria esistenza, di un qualche cosa che ci permetta di differenziarci dalla mera semplice presenza, tipica dell'essere in sé. E allora, a differenza e al contrario dell'essere in sé, che coincide sempre perfettamente con se stesso, è ciò che è, ci ha detto significativamente Sartre. L'altra polarità, l'altro aspetto dell'essere, il per sé, che non è più il mondo oggettivo, non è più la cosa, non è più l'oggetto, ma è il soggetto, è la coscienza. Reminiscenza hegeliana, il per sé. È quell'essere o quell'aspetto, quella polarità dell'essere che, a differenza, all'opposto dell'in-sé, non coincide mai con se stesso. Quindi non è, a differenza, all'opposto dell'in-sé, non è ciò che è. Ma proviamo a chiarire meglio in che senso il soggetto non è ciò che è, non coincide mai con se stesso, non sta mai pienamente contenuto, a differenza dell'in-sé, nei suoi propri confini. Trattandosi di un'entità dinamica, il per sé è in costante movimento, è in costante farsi, è in costante attività. Il soggetto, anche in ambito meramente grammaticale, chi è? È colui che compie l'azione, è colui che agisce, per definizione, per antonomasia. Essendo un'entità attiva e quindi in costante, arrestabile, inarrestabile movimento, se noi cerchiamo di fissarlo, di fotografarlo con un'istantanea, questa ci risulta ineluttabilmente e inevitabilmente sfocata, mossa, come si dice volgarmente. La foto viene mossa, viene sfocata. O addirittura, se non siamo abbastanza lesti, l'inquadratura rimane vuota. Perché? Perché il soggetto è già passato oltre. È già trascorso via, al di fuori e oltre i suoi precedenti confini. Del resto, questa caratteristica del soggetto, in particolar modo del soggetto umano, di andare sempre oltre, non ci sorprende. L'abbiamo già trovata, abbiamo trovata in maniera estremamente chiara e argomentata in Nietzsche con l'oltreuomo. L'abbiamo trovata in Heidegger stesso, con il concetto di progettualità. Il geworfener Entwurf, il progetto gettato, che caratterizza
il Dasein, l'esserci, l'essere umano. Scusate un attimo. Allora, se il soggetto, se è vero come è vero, che il soggetto, la coscienza, l'uomo, nega di continuo ciò che è, perché va continuamente oltre ciò che è in un determinato momento, vuol dire che egli trascende anche questo concetto di trascendimento, di superamento, l'abbiamo già trovato, c'è già familiare. Trascende, supera continuamente il puro dato di fatto. È quindi pura negatività, dice Sartre. Il nulla. Andiamo, a vedere, ci aiuta Sartre stesso a capire in che senso. Continuando la lettura della pagina 112, troviamo queste espressioni. Allora, avevamo detto che l'in sé è pienezza totale ed assoluta. La caratteristica della coscienza, al contrario, è di essere una decompressione d'essere, un essere che si svuota di se stesso, per fare spazio a qualche cosa che non è più totalmente e ottusamente, verrebbe da dire, compatto e pieno. Impossibile, infatti, definirla, sempre la coscienza, come coincidenza con sé. Di questo tavolo io posso dire puramente e semplicemente che è questo tavolo, ma di una mia fede non posso limitarmi a dire che è fede. La mia fede è coscienza di fede. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui è mia, è qualcosa che appartiene a me, soggetto attivo e dinamico. Non è più un puro e semplice dato di fatto. Vuol dire che io ci rifletto sopra. Gepensia Schura, se mi permettete questa citazione in dialetto milanese. Ci penso su. La metto in discussione, la problematizzo. Ecco che non è più un semplice dato di fatto, un mero dato di fatto, pura e semplice presenza, pura e semplice fatticità. Dice ancora Sartre, pagina 116, questa fessura, questa crepa che si è insinuata all'interno dell'essere, per cui l'essere per sé non è, o se preferiamo, non è più quella totale, ottusa pienezza e compattezza che era l'essere in sé. Si è prodotta una crepa.
il tarlo del dubbio, se vogliamo. Va, seguiamo pure questa suggestione, poi facciamo magari anche degli esempi più semplici. Si è prodotta una fessura all'interno della compattezza dell'essere. Questa fessura è il puro negativo, dice Sartre. Questo negativo, che è nulla d'essere e potere nullificante insieme, è il nulla, il vuoto. Si è creato un piccolo vuoto all'interno della pienezza dell'essere, che nell'insé non c'era, non aveva posto. Ma proviamo a chiarire un po' meglio questa espressione. Questo negativo, che è nulla d'essere e potere nullificante insieme, è il nulla. E aggiunge poco oltre, così il per sé deve essere il proprio nulla. Cosa vuol dire che è nulla d'essere e al tempo stesso potere nullificante? C'è una doppia azione nullificante nel soggetto, nella coscienza. Una nei confronti dell'insé. Perché? Il per sé si contrappone, si pone contro, quindi nega l'insé. Non è l'insé. L'insé è ciò che è. Il per sé non è ciò che è. O meglio, non è semplicemente ciò che è. Come vedremo tra poco. Quindi prima negazione, primo aspetto negativo, il per sé nega l'insé. Secondo aspetto negativo, il per sé nega anche se stesso. Perché, come abbiamo visto un istante fa, si mette in discussione, si problematizza. Non si dà semplicemente per scontato, non si accontenta di essere pura e semplice fatticità, presenza. Così il per sé deve essere il proprio nulla. Deve negare, deve contrapporsi non solo all'insieme, ma anche a se stesso. Deve creare un vuoto tra sé e se. Facciamo un esempio, ecco, vi avevo promesso un esempio pratico e semplice. Se io, guardate la mia mano, spero che, boh, spero che la webcam riesca a focalizzarla abbastanza. Se io mi accontento di essere un qualcosa di monolitico, di rigido, come questa mano, sono pura e semplice fattualità, pura e semplice presenza. Ma se voglio riflettere su di me, attenzione al termine, riflettere, vuol dire anche ripiegarmi, flettere vuol dire anche piegarsi. Se voglio riflettere su di me, se voglio guardarmi dentro, da questa posizione devo assumere questa. Per poter con una parte di me guardare un'altra parte di me. Ma per fare ciò devo inserire tra me e me stesso un intercapedine del vuoto, del nulla.
Devo stabilire una distanza tra me e me per poter riflettere, ripiegarmi della posizione della mia mano su me stesso. Devo introdurre uno spazio, un vuoto per poter riflettere, ripiegarmi su me stesso, per poter prendere coscienza di me, per poter essere non semplice in sé, ma per sé, coscienza, soggetto. Quindi, abbiamo capito adesso perché dice così il per sé deve essere il proprio nulla. Deve inserire tra sé e sé del vuoto. Del nulla. Perché il nulla che si infiltra nella fede, aveva fatto prima l'esempio della fede, che ha detto la fede non è mai mera fede, è coscienza di fede. Il nulla che si infiltra nella fede è il suo nulla. Il nulla della fede come fede in sé, come fede cieca e piena, come fede del carbonaio. Guardate che bella questa espressione. Quando la fede diventa, o vuole diventare, critica, consapevole, cosciente, e non limitarsi più ad essere cieca ed ingenua, deve aspirare al suo interno, permettere di infiltrarsi al suo interno dello spazio vuoto. Come avevamo detto prima. Il nulla che si infiltra nella fede è il suo nulla, cioè nega l'insè della fede, la fede come cieca e ingenua fede del carbonaio. Così il nulla è questo vuoto d'essere, questa caduta dell'insé verso il sé per cui si costituisce il per sé, questa caduta dell'insé verso il sé, questo ripiegarsi dell'essere su se stesso. Per cui dall'insé che avevamo prima, la posizione monolitica, granitica, piena, all'interno del sé, dell'essere, scusate, si infiltra del vuoto, del nulla. Il nulla è la problematizzazione dell'essere da parte dell'essere. Il mettersi in discussione, abbiamo visto prima. Il nulla è la problematizzazione dell'essere da parte dell'essere, cioè la coscienza. E cos'altro è la coscienza se non questo riflettere criticamente su se stessi? Cioè la coscienza o per sé. Il nulla viene all'essere per mezzo di un essere singolare, che è la realtà umana. Il nulla non potrebbe infiltrarsi nell'essere se non fosse grazie alla coscienza. E la coscienza è un attributo squisitamente umano. Quindi il nulla viene all'essere
nulla sorge all'essere grazie alla realtà umana e alla coscienza umana, a questo ripiegarsi dell'essere medesimo su se stesso. Questa differenza che adesso ci ha illustrato, spiegato, motivato così bene Sartre, tra l'essere in sé, che coincide sempre con se stesso, nella sua fatticità, che è ciò che è, e l'essere per sé, che invece non è semplicemente ciò che è, non è mera fatticità, non è mera presenza. Ce la illustra molto, ma molto bene Sartre in una bellissima pagina, dell'essere il nulla, dove ci dà un saggio di quella che lui chiama la psicoanalisi esistenziale, cioè l'analisi della nostra mente condotta sulla base della nostra esperienza esistenziale. E prende ad esempio qui la figura di un cameriere. È una pagina molto famosa dell'essere il nulla, ma vale la pena di leggerla insieme quasi per intero. Scusate un attimo. Leggo pagina 95 dell'edizione che vi ho mostrato. Consideriamo questo cameriere. Ha il gesto vivace e pronunciato, un po' troppo preciso, un po' troppo rapido. Viene verso gli avventori con un passo un po' troppo vivace. Si china con troppa premura. La voce, gli occhi esprimono un interesse un po' troppo pieno di sollecitudine per il comando del cliente. Poi ecco che torna tentando di imitare nell'andatura il rigore inflessibile di una specie di automa, portando il vassoio con una specie di temerarietà da funambolo, in un equilibrio perpetuamente instabile e perpetuamente rotto, che perpetuamente ristabilisce con un movimento leggero del braccio e della mano. Tutta la sua condotta sembra un gioco. Si sforza di concatenare i movimenti come se fossero degli ingranaggi che si comandano l'un l'altro. La mimica e perfino la voce paiono meccanismi. Egli assume la prestezza e la rapidità spietata delle cose. Gioca, si diverte. Ma a che cosa gioca? Non occorre osservare molto per rendersene conto. Gioca ad essere cameriere. Non c'è qui nulla che possa sorprendere. Il gioco è una specie di controllo e di investigazione. Il ragazzo gioca col suo corpo per esplorarlo, per farne l'inventario. Il cameriere gioca con la sua condizione per realizzarla. Quest'obbligo non differisce da quello che si impone a tutti i commercianti. La loro condizione è tutta di cerimonia. Il pubblico reclama da essi che la realizzino come una cerimonia. C'è la danza del droghiere, del sarto, dello stimatore, con cui si sforzano di persuadere la loro clientela che non sono altro che un droghiere, uno stimatore, un sarto.
Un droghiere che sogna è offensivo per il compratore perché non è più assolutamente un droghiere. Cortesia esige che egli si comporti nella sua funzione di droghiere, come il soldato sull'attenti si fa cosa soldato, con lo sguardo diritto che non vede, non è fatto per vedere, poiché è il regolamento. E non l'interesse del momento a determinare il punto che deve fissare. Lo sguardo fisso a 10 passi. Ecco tante precauzioni per imprigionare l'uomo in ciò che è. Come se vivessimo nel timore perpetuo che ne sfugga, ne trabocchi, eluda improvvisamente la sua condizione. Gli è però che dal di dentro il cameriere non può essere immediatamente cameriere, nel senso in cui questo calamaio è un calamaio o il bicchiere è un bicchiere. Cosa vuol dire che il camera... Sentito che bella questa pagina. Cosa qui risentiamo è il Sartre letterato della nausea. Cosa vuol dire che il cameriere è sì cameriere, ma non nello stesso senso in cui un calamaio è calamaio o in cui un bicchiere è bicchiere? Vuol dire semplicemente che il bicchiere è solo bicchiere. Non deve sforzarsi di fare il bicchiere, perché lo è. È prerogativa dell'essere in sé di essere sempre ed esclusivamente ciò che è. Ma il cameriere non è sempre ed esclusivamente cameriere. Quel ragazzo che fa il cameriere e fa e può fare il cameriere proprio in quanto non lo è, altrimenti non dovrebbe sforzarsi di farlo, non è puro e semplice cameriere, così come il bicchiere invece è puro e semplice bicchiere, perché quel ragazzo magari è anche figlio, marito, padre di famiglia, innamorato, appassionato di calcio, non so, faccio per dire, piuttosto che di cinema o di letteratura. Non si riduce il suo essere uomo, il suo essere soggetto, il suo essere per sé al ruolo di cameriere. Ecco perché egli deve recitare questo ruolo, deve giocare questo ruolo, esattamente come un attore recita il ruolo del personaggio in cui si sta calando. E qui troviamo tante suggestioni letterarie, troviamo Pirandello, troviamo le maschere, troviamo... tante cose estremamente suggestive che ritroveremo andando avanti nell'analisi di questo bel saggio. Quindi fissiamo come approdo temporaneo, parziale, questa considerazione. Il cameriere è tale, ma non lo è immediatamente, tout court, totalmente, non si esaurisce nel suo essere cameriere. Non è cameriere nello stesso senso in cui il calamaio è calamaio, in cui il bicchiere è bicchiere. Il cameriere è tale
non al modo di essere dell'in-sé, che è sempre ciò che è, ma è cameriere nel modo di essere ciò che non è, o che non è semplicemente. Care amiche e cari amici filosofi, grazie per lo sforzo che avete fatto insieme a me. Capisco e so che non è un testo facilissimo quello che stiamo affrontando, ma dove andrebbe a finire altrimenti? La soddisfazione per noi, vecchie volpi della filosofia. Ciao carissimi, a presto, alla prossima.